Le sue reliquie furono portate a Bari, cambiando la storia di questa città. E oltre di mira, da allora in poi fu conosciuto come San Nicola di Bari. Thank you.
oggi partecipano a questo corteo, non è proprio nell'apertura del Sacro di Maggio. Araldi di Santo Tommaso Becket, l'associazione allo scopo di promuovere e far scoprire la figura della patrona di Noppola, Tommaso Becket, arcivescovo di Canterbury, sia dal punto di vista religioso che dal punto di vista culturale. Branca Leone Barletta, associazione storica e culturale Branca Leone, che si unisce a oltre 300 associati componenti tra tutti i figuranti, tra loro gli esami, sbandieratori, bambini, giocatori, giocuoco, uomo di vita. I taburi del barone di Fraganis nascono nel 2013 con lo scopo di ricercare e ricreare un sound che catturasse e che riscuotesse nella gente un'emozione unica e irripetibile, grazie a questi ragazzi che, mettendoci passione ed energia, riescono a coinvolgere tutti gli spettatori in tutte le età. Così cominciò la morte.
ai loro luogo di riposo fissato. Pregando per la paura del loro successo e per il nostro. Come potete portare via il vostro santo protettore? Estrarre via il regno di pianto per la perdita di colui che per sé avvegliate su di noi. Oh, stranieri, il nostro cuore si spezza nel vedere le reliquie di Nicola allontanarsi, lasciandoci in un silenzio caldo di dolori. Con cuore ardente, nel favore del cielo, salvammo verso Milan. Eravamo carichi di una missione divina. La traversata del mare non fu semplice. Ogni sfida fu aiutata dalla presenza di Nicola, che era lì con noi. Davvero un grande dolore vedere il nostro santo protettore allontanarsi dalle sue radici. Eppure in quel momento cominciò a farsi strada un pensiero, un sussurro che parlava di un legame che mai sarebbe stato spezzato, e non importava quanto vasti fossero i mari uccisi. Cari amici di Mira, il vostro dolore è compreso, ma considerate, i santi sono doni di Dio all'umanità intera, non tesori per una sola terra. San Nicola ora è chiamato a benedire anche altre terre, a diffondere il suo spirito di guarigione e pace oltre i confini della vostra città. La sua luce non si estinguerà, ma brillerà più forte in questo nuovo ruolo universale. Mentre le vele svanivano all'orizzonte, ci stringemmo gli uni agli altri. Sapevamo che il suo spirito sarebbe vissuto ancora nel profondo dei nostri cuori. Forse questo distacco era un modo per testimoniare la sua grandezza oltre i confini di Mira. Durante il viaggio, segni celesti ci guidavano. Le acque si placavano e un dolce profumo riempiva l'aria. Ogni giorno e ogni notte il mare e il vento ci parlavano, rassicurandoci che la nostra missione era giusta e benedetta. Così, sotto un cielo che si tingeva di rosso, facemmo voti di ricordarlo sempre e onorare il suo nome. Sapevamo che San Nicola non era, ma era semplicemente passato a mediare su di noi, ma un altro. Quel giorno, quando le reliquie di San Nicola toccarono le rive di Bari, l'aria si riempì di gioia. Dal più piccolo dei bambini ai vecchi, ogni volto era illuminato da un sorriso. I marinai, stanchi ma trionfanti, portavano sulle spalle la sacra cassa, avanzando verso la folla che si era radunata per accoglierli. Fiori venivano lanciati davanti ai loro piedi. Sentivamo che la nostra città avrebbe raggiunto nuove altezze di prosperità e pace. Così, da quel giorno glorioso, San Nicola entrò non solo nelle mura di Bari, ma nei cuori di tutti i suoi abitanti. Da ora in poi
Nei giorni della disfida il Galateo, che era qui tutore peraltro di Mona Sforza, pregò sulla tomba di San Nicola per la vittoria dei nostri, diciamo. Accanto proprio c'è una lettera che fu mandata al principe di Napoli dicendo quanto le preghiere a San Nicola abbiano aiutato quella vittoria a Barletta, quindi c'è un legame spirituale molto forte. Bene, siccome mi dice il regista Minetti che la rappresentazione che avevano preparato dura soltanto 6 minuti, noi siamo ancora... Adesso...